Loris Camparin, pluricampione italiano e mondiale di karate, deceduto a Thiene all'età di 46 anni a causa di una tonsillite acuta che ha provocato una setticemia. Ha lottato per 15 giorni in ospedale prima di soccombere. La notizia è stata diffusa dal segretario generale Sean Henke. Camparin, che lascia una figlia, era rinomato per le sue eccezionali qualità tecniche e atletiche che lo avevano reso uno dei più grandi karateki italiani. Sean Henke lo ricorda come una persona meravigliosa, sempre allegra e gioviale, con una sana follia che caratterizza chi ama la vita. È stato uno dei più grandi atleti che la FASIC abbia mai avuto, afferma Henke. Camparin ha vinto 23 titoli italiani, 3 europei, 4 mondiali e 2 intercontinentali nella specialità Kumite. Tra le sue vittorie era particolarmente orgoglioso della medaglia ottenuta al mondiale del 2005 in Brasile.